tutti ragazzi, ci siamo, non manca ancora moltissimo, mancano solamente 3 giorni al momento in cui il gameplay di UFL verrà rivelato. Però andiamo un po' a accorciare i tempi, mettiamola così, a tenerci un po' sulle spine per andare un po' a approfondire quello che sappiamo in questo momento di questo gioco, ma soprattutto volevo andare a mettere un po' i puntini sulle i su quello che possiamo trovare a livello ufficiale, a livello di informazioni in giro per il net. Andiamo direttamente sul sito del gioco, direttamente, cioè in game, questo è FIFA, aspetta che cambio, ok, perfetto, stavo giocando. Eccoci qua. Allora, questo qua è il sito ufficiale di UFL, quindi qui è lo spazio dove ci si può iscrivere alla mailing list e avere tutte le notizie ufficiali direttamente dagli sviluppatori. Basta che mettete la vostra mail e compilate il form, a posto. Allora, però, la cosa che comunque curiosa che volevo andare a mostrarvi è l'elenco delle squadre che sono presenti a livello, come dire, di partner per questo gioco. Vediamo il West Ham, lo Sporting, lo Shakhtar, il Borussia Mönchengladbach, Monaco, Besiktas, Celtic. Ma noi andiamo a cliccare su All Club perché poi ci spostiamo su Twitter e andiamo a vedere chi sono effettivamente gli brand ambassador di questo gioco che stanno piano piano mostrandosi. Eccoli qua. Questi sono tutti i vari loghi dei team ufficiali con cui i ragazzi di UFL hanno stretto una collaborazione, però nell'arco del tempo sono emersi alcuni ambassador, dei calciatori che hanno deciso di sposare questo progetto e quindi supportare il gioco. Ma andiamo a vedere dove vediamo chi sono questi giocatori. Direttamente su Twitter, basta che facciamo scorrere un attimino indietro la pagina ufficiale di UFL. Come avete già visto, avete intravisto sicuramente uno Zinchenko, però lo faccio vedere dal basso. Eccolo qua. Questo è uno degli ambassador, è Zinchenko, che ha deciso di supportare questo nuovo brand, questo gioco che dovrebbe dire la sua in un mondo videoludico dove FIFA la fa da padrone. Poi è football, speriamo dica qualcosa di buono. E PES ormai ovviamente si è trasformato in eFootball. Non abbiamo altre alternative in questo momento, quindi insomma, speriamo di vedere un prodotto buono, perché la competizione è sempre una cosa buona per i clienti, soprattutto. Speriamo bene. Allora, il primo praticamente ambassador è Zinchenko. Non vedo nessun altro sotto, infatti l'avevo fatto scorrere fino a qui, ma non c'è più nient'altro. Poi, scorrendo verso l'alto, vediamo un secondo ambassador che è Bobby Firmino. Giocatore davvero interessante, quindi che vedete in questo momento si è mostrato a livello poligonale per effettivamente far vedere com'è il motore grafico e qual è effettivamente la resa grafica. Quindi davvero non è davvero male, è molto molto interessante, davvero preciso. Devo dire che a livello, diciamo, di grafica potrebbe essere molto molto valido. Ovviamente non vediamo l'ora di mettere mani sul gameplay, almeno ci facciamo proprio un'idea di come sarà il gioco. Qui vediamo la presentazione dei vari team che hanno stato la collaborazione, West Ham. Passiamo poi a un altro brand ambassador. Vabbè, qui auguri a Zinchenko che aveva fatto gli anni, va bene, ci sta alla grande. Altro brand ambassador che è arrivato da non è tantissimo, i primi di gennaio è stato annunciato. Eccolo qui, stavo facendolo vedere prima. Lukaku, giocatore che ex interista, adesso sappiamo che comunque è tornato in Premier League. Ok, l'ultimo ambassador svelato in questi praticamente qualche giorno fa, un paio di giorni fa, se non ricordo male, è Kevin De Bruyne, che in cui lo vediamo in questo filmato. Che allora, guardiamo un po' diverso. Non me lo fa vedere. Sì, apilo. Allora, questo filmato non è gameplay, è un motion video. Non so se ci posso dirvi la tecnica vera e propria, però non è gameplay, è proprio tipo una roba che c'è qualcosa di fatto ad hoc. Quindi non andiamo a confonderci, non è questo il gameplay, devo aspettare ancora qualche giorno, che sarà il 27 di gennaio alle 21. Quindi andiamo un po', attendiamo, non facciamoci confondere adesso perché l'ho appena visto, perché questo è un filmato fatto più o meno ad hoc, sarà un replay, sarà qualcosa di simile, però insomma è proprio montato. Quindi attenzione, dobbiamo aspettare ancora un attimo.
Perché questa carrellata di brand ambassador che comunque mi hanno incuriosito? Perché effettivamente stiamo parlando di ambassador tutti presenti nella Premier League, quindi ovviamente i ragazzi di Strikers hanno accordi in quella zona. Però sono certo che comunque un gioco di calcio che andrà sul mercato a contrapporsi a FIFA e poi ai football, se vedrà luce, ma penso proprio di sì, sarà sicuramente ben accetto. Quindi di conseguenza ci saranno tante varie squadre che abbracceranno un po' l'obiettivo di questi, di Striker, degli sviluppatori. Attenzione, perché poi andrà un po' a mettersi in contrapposizione i vari contratti, occhio a FIFA Pro, occhio alla FIFA, ci sono un po' di cosine che a livello poi legale dovranno sistemare, ma quelli sono fatti loro. Noi speriamo ovviamente di vedere un gioco licenziato, quindi con le licenze ovviamente ufficiali dei giocatori, nomi eccetera, e comunque un gioco in grado di divertirci e essere comunque competitivo a prezzo, spero, ridotto. Non certamente come FIFA, che ovviamente per avere un team, per arrivare ai Global Series, bisogna cacciare almeno 1500 euro come minimo. Quindi attenzione ragazzi, speriamo ovviamente bene. Quando parlo di brand ambassador, un po' mi viene in mente un po' di anni fa, quando giocavamo ai giochi di calcio e non si poteva avere le licenze, anche nei PES, come si chiamava, una volta era Winning Eleven, che si chiamava poi Pro Evolution Soccer, e erano le due controparti, comunque era sempre lo stesso gioco, Winning Eleven in Giappone e Pro Evolution Soccer qua in zona europea. Inizialmente non c'erano le licenze, quindi c'erano tutti i nomi storpiati, c'era Roberto Baggio, se non ricordo male, c'era Vieni, una roba del genere, quindi era ovviamente, poi c'eravamo noi nerd dietro che facevamo tutte le pecettine per cambiare i nomi, e vabbè, quello che bei tempi ragazzi, bellissimi. Comunque, a parte questo excursus, ragazzi, io mi attendo davvero, sono molto molto contento di vedere un nuovo team di sviluppo che si butta su un gioco di calcio, perché ovviamente, come dicevo prima, la concorrenza fa sempre bene più o meno ai clienti, poi dipende sempre un po' da come viene fatta, perché attenzione alla quantità deve essere sempre rapportata alla qualità. Quindi speriamo assolutamente bene per questo titolo. Ragazzi, torniamo in regia. Fatemi sapere nei commenti cosa vi aspettate da UFL. Io ho fatto un video ad hoc qualche giorno fa dove vado a fare un elenco di 10 cose che vorrei effettivamente vedere per supportare questo gioco, perché ovviamente ho voglia di vedere di novità, come sempre, come tutti noi del resto. Quindi ragazzi, speriamo bene, appunto, quindi nei commenti fatemi sapere cosa vi aspetta da questo gioco e niente, come sempre, follow al canale YouTube, mi piace il video e ci vediamo al prossimo filmato. Ciao a tutti ragazzi!